terminare sono dei bambini e bambini, e terminare sono quei soggetti di cui la scuola continua a nutrirsi la paura, cioè quasi la paura, definendoli oggetto della centralità del processo apprendimento. Guardate che la scuola è una cosa non ancora capita, e non parlo della scuola della Gelmini. Noi siamo stati per la qualità della scuola nel 76, lo siamo ancora adesso, adesso in modo più tragico, se volete, perché se prima del berlusconismo noi lottavamo per una scuola di qualità, adesso ci tocca, e meglio, logicamente combattere su due fronti per cercare di avere una scuola di qualità. Adesso addirittura facciamo la battaglia di provare di cercare di avere la scuola, e quindi si sta buttando via tutto. Ha buttato via il bambino con l'acqua sporca, anzi, ha buttato via solo il bambino, e si stanno facendo bere acqua sporca in abbondanza. Questa è l'operazione criminalmente liberista che ha fatto, ma l'ha fatta soltanto il berlusconismo. Io ve lo chiedo, ve lo chiedo. E allora l'articolo, ma intanto io partirei un attimo velocissimamente, se posso, dall'articolo 30, ma ancora che dall'articolo 33. Che nel momento in cui la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli, i famosi ostacoli, e a chi deve affidare la Repubblica il compito più importante, fondante per rimuovere gli ostacoli, se non la scuola. E non si parla di scuola lì, ma se la vedo tutta dentro in quell'articolo lì, ce la vedo tutta. E non a caso qualcuno, prima ancora che arrivasse la Costituente, ci diceva quanto fosse importante la scuola pubblica. Penso anche a Carlo Salvelli, scusate se vado un po' indietro, noi abbiamo i nostri maestri, dobbiamo essere figli ed orgogliosi, non dobbiamo dimenticarci loro insegnamenti. Se Gaetano Salvemini ci diceva che il compito della scuola, e in quel caso faceva l'esempio dell'insegnamento di storia, e non è quello di fare un proselitismo politico o partitico, cioè io quando insegno non devo portare dalla mia parte il giovane, devo dargli gli strumenti critici per scegliere una volta che deve farlo e scegliere. È la diesi della scuola confessionale, di qualunque confessione, guardate bene, di qualunque confessione. Ancora di più e ancora peggio se pensiamo a una confessione prevalente. Noi abbiamo avuto la grande sfida che la cattività ovviamente è durata poco. Forse le rimande di Francia sarebbero tutti i cacchi amari della Francia, scusate la volgarità. Invece il tetebre ce l'abbiamo noi. Ahimè, tragicamente è uno dei problemi, è uno dei poteri determinanti del paese. Io ho chiamato il potere della Chiesa Cattolica, quello della Madonna.
si passano alla destra. Allora, sta roba qua fa pugni con l'articolo 33, ma lo vogliamo dire, fa pugni con l'articolo 33, perché di questo poi in sostanza si tratta. Quindi direi che non esitiamo, non abbiamo paura di continuare a fare questa battaglia, non è una battaglia di errore, non è una battaglia di insatti, stiamo attenti, perché quando un grande napoletano, anche se non vi ricordate che era un grande napoletano, è dottore, procuratore di tanti se resiste, un grande napoletano, no? E io sono orgoglioso, perché io sono orgogliosamente fiero di essere napoletano, anche se sono essere politico, eccetera, ma è da lì da qui il tempo, è lì che sto, ha solo un terrore. E allora stamattina chiudo, no, no, diceva il piccolo calabrese, se tu avessi idea, che ci accorge il piccolo calabrese, il piccolo napoletano e le scuole banane, se tu avessi idea che l'obiettivo vero del razzismo padano non sono gli extracomunitari, ma sono i nostri piccoli, è così nel 2013, vai nelle scuole di Bergamo, quindi la scuola ha fatto gli italiani, poi l'ha fatto un po' anche la televisione, vi ricordate? Poi è arrivato il centro-sinistra di D'Alema e poi dopo il berlusconismo della Gelmini e della Moratti e hanno fatto sì che la scuola ormai sia la scuola per molti, non la scuola per tutti. Date una cosa drammatica, ma molto drammatica, altro che lottare per la qualità e la capacità della scuola. Dobbiamo stare attenti che non ci sia una scuola sotto casa. È una cosa che ha dell'allucinante, se volete, quindi questa è l'operazione che hanno fatto. E badate bene, questi signori che dovrebbero aiutarci adesso in Senato tra qualche giorno, riprenderanno quel famoso Exatlea dove si parla di statuti per tutte le scuole, quindi la scuola azienda, all'occhio, diamoci una sveglia, diamoci una mossa. Qui ci stanno togliendo la scuola, se vanno alla scuola azienda. E altro che soldi della scuola privata. E in più, adesso si aggiunge quella tassa, i voti, gli ominosi del battello, del cosiddetto contributo volontario, per cui i dirigenti di scuola statale non si vergognano.